Ciao a tutti. Ciao. Oggi andiamo a proseguire il percorso fatto in quelle altre due sedute. Quindi andremo a lavorare sul controllo orientato e smarcamento, ma aggiungiamo la finta dribbling e il tiro. Ok, andremo a fare un lavoro sulla scaletta, consegna del pallone, smarcamento, controllo orientato, si punta all'ostacolo, si fa la finta, il doppio passo, si calcia, si prenderà il pallone, si tornerà, farà ancora un'altra finta, consegna e una leggera corsa. Ovviamente la scaletta è a discrezione, come si vuole fare, si fa. Consegna, smarcamento, controllo, doppio passo e calcio. Si lascia la palla, si prende l'altra, ancora doppio passo, si punta, si scarica e si fa una leggera corsa. Cerchiamo di fargli fare 3 ripetizioni per ogni esercizio. Ora andremo a fare la stessa cosa, ma come finta mettiamo la Veronica. Abbiamo cambiato l'andamento sulla scaletta. E controllo, hop hop, Veronica, calcio, riprendo, Veronica, consegna e uno, forza. Ora andiamo a fare lo stesso lavoro, però la finta facciamo palla da una parte e andiamo dall'altra. Controllo, esterno e calcio. Prendo la palla, uguale. E via. Ora cambiamo l'andatura ancora sulla scaletta e poi come finta usiamo l'elastico. Segna. Andiamo a lavorare con i 3 palloni, ogni pallone sarà fatta una finta, il ragazzo attaccherà l'avversario, che sarò io, e andrà a fare il doppio passo, palla da una parte va dall'altra e la Veronica. Ovviamente per far sì che la finta sia efficace il ragazzo deve attaccare l'avversario in velocità e non essere troppo vicino allo stesso. Solo il tiro, quindi all'inizio cercherà con le mani mie ferme, colpirà il pallone, io terrò fermo il pallone e farà sia a destra che col sinistro.